sono le mie nipoti, eh? Sì, ci siamo visti. Ah, ciao! Siamo salutati, ci siamo... Sì. Sono contenta che ci siete. Quest'anno sarà Hitchcock. Guardate. Bene, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo spettacolo e sono contentissima di essere in vostra presenza stasera, di essere con voi e anzi ci scusiamo davvero per il disagio perché effettivamente non ci aspettavamo tutto questo pubblico caloroso, effettivamente è davvero per noi una grandissima gioia che siate venuti così in tanti. Quindi vi inviterei a fare un applauso grandissimo a voi stessi, soprattutto per essere qui con noi stasera. E in particolare voglio dare il benvenuto a coloro che sono con noi per la prima volta e bentornato a coloro che già conoscono il MIC, perché sanno che effettivamente è un appuntamento annuale fisso del nostro carissimo Antonio Paolo Pini, e anche se vi dico che in realtà quest'anno si è corso il rischio di non fare lo spettacolo, perché non so se avete visto sui social, Antonio ha avuto qualche problemino di salute che però fortunatamente si è risolto, ma nonostante ciò, ecco, lui ha voluto essere presente con voi anche quest'anno, proprio perché, ecco, ci tiene davvero e vuole essere un suo regalo per voi, ecco, davvero. E grazie. Benissimo, allora, io direi che siamo pronti per cominciare questa serata. Saranno 2 ore circa di spettacolo, dove rideremo sicuramente, sorrideremo, ci emozioneremo e rifletteremo. E tutto questo, bella signorina, le dove va? e tutto questo appunto è possibile grazie al protagonista della serata. È con noi Antonio Paolo Pini! Antonio, c'è un po' di folla stasera, c'è un po' di traffico. Ma ci siamo persi Lorenzo, dovevamo fare un'entrata bella, prima il previsto, va bene. Grazie. Disagio terribile. Questo è il bello della diretta. Lorenzo, ciao, buonasera. Allora, prima di iniziare, Lorenzo, ma niente, tutto sta saltando, è stupendo, volevo, bella diretta, volevo regalare questo debutto che non lo faccio mai a questa mia compagna che mi segue da anni, che non sapeva, con queste foto degli eventi che abbiamo fatto, il mio modo di dare il benvenuto a Susy Mura. Immagine prima, ma si commuovo, grazie. Lorenzo di troppo, stasera, quindi, ecco, bravo Lorenzo, inizio sempre così, allora dopo parlo, dai, godiamoci qualche foto, non tanto di me, era per Susy che abbiamo fatto assieme, niente, già finito. Lorenzo, ma che ti succede stasera? No, scherzo. È emozionato Lorenzo, anche lui. Va bene, questi sono alcuni momenti di eventi che abbiamo fatto questi anni, è un modo anche per ringraziarti, insomma, del sostegno che... Oh, mamma mia, scusate, sono io che quello delle foto purtroppo rende poco, però come si dice, in una coppia c'è sempre uno che compensa l'altro, no? Soprattutto esteticamente. Va bene, qualche foto, era un regalo a Susy, dai, facciamola con un applauso. Grazie, grazie, scusate, ma io sono rimasta senza parole, veramente non me l'aspettavo, vabbè, dai. Veramente sono contenta.
commossa, grazie. Ecco. grazie. Va bene, allora, lascia pure andare, che è suggestiva, che la musica è tutto. Qui eravamo in orizzontale, non lo pensate male. Va bene, dai. Allora, grazie, benvenuti, grazie mille di essere venuti qua questa sera. Io vi ripeto, come dicevo prima, siccome non si possono prenotare i posti, voi sapete che quando si invitano le persone, la metà non vengono. È normale, è un classico. Quindi, mai più potevo immaginare un pieno simile. Quindi, intanto mi scuso con le persone che sono sugli scalini, so che non è il massimo, magari arriveremo con qualche bottiglia d'acqua, qualche soccorso medico, se non esistete, no, spero di no. Però vi accenno, per farmi magari un po' discolpare, mettiamola così, che vista appunto l'alta affluenza, l'anno prossimo, penso in primavera, ci sposteremo, non più qui, ma andremo... Un po' più grande. Andremo in un posto, dovremo per forza prendere un cinema più grande, e andremo, molti lo conosceranno, al cinema Oberdan in centro, in Porta Venezia, che comunque è comodissimo anche con i mezzi, perché voglio dire, o in auto la sera eccetera, è abbastanza comodo. E lì probabilmente sarà, quindi vi prego, venite, perché lì avrete posto tutti quanti abbondantemente, faremo una serata anche con un lungo rinfresco, insomma, e sarà una serata conclusiva di questi anni, dove faremo anche con dei giornalisti, scrittori e le persone che hanno iniziato con me, faremo una sorta di revival, praticamente ripercorreremo dalle prime tappe, che molti non hanno visto, i primi cortometraggi, i primi sketch, le prime collaborazioni, perché io ho iniziato con tante persone, quindi se sono qua oggi o sto facendo delle cose di rilievo, bisogna sempre ringraziare le persone, soprattutto agli inizi, mai dimenticarsi, perché molti dicono, sai, una volta raggiungi un certo livello, e per me è fondamentale. Quindi abbiamo pensato, poi ve lo comunicheremo, che quindi ci sposteremo all'Opera, faremo questa serata che sarà un sabato, penso in primavera, magari un po' più lungo perché, ripeto, faremo anche, mangeremo nel frattempo, faremo, e ci sarà proprio un escursus di tutta questa di questo percorso artistico. Quindi interessante anche per chi non ha visto le prime cose, ci saranno dei retroscena che svegliamo, insomma, e ci sarà proprio questa anche tavola rotonda, breve, sarà impegnativa, noiosa, però credo interessante anche per capire come è nato tutto quanto, no? Pronto? Va? Buonasera? Non problemi stasera, cose tecniche. Quindi ecco, questo è il mio modo, dai, visto stasera, per quelli soprattutto che sono seduti, vi chiedo scusa, è il mio modo per, diciamo, rimediare, e ve lo consiglio veramente, perché se vi piacerà stasera, quello in primavera sarà veramente, veramente bello, molto emozionante e intenso. Detta questa premessa, quindi Susi, vedo che è già commossa, non se l'aspettava, vi ha già dato benvenuto, ufficialmente quindi iniziamo questa serata, io vi ringrazio molto. Ringraziamo il MIC nella figura di Lorenzo, che c'è Lorenzo? Tutto a posto? Ecco, Lorenzo è il mio mito, cioè senza di lui non potremmo fare niente, no? Qua dentro c'è stato qualche disguido all'inizio, nessun problema. E quindi grazie al MIC che ci ospita oramai da parecchi anni, e cercheremo quindi di alternare, cercherò di alternare la serata con momenti, diciamo, diversi, da un momento magari un po' più comico, magari al monologo, così, sperando poi appunto che di soddisfare chiaramente tutti quanti. E insomma, circa un paio di orette, e poi alla fine ho pensato, ecco, vedete, senza volerlo, avevo programmato, non immaginando per quei poveretti, nel senso buono, che sono seduti sulle scale, alla fine ci sarà un ricco buffet, quindi dai, almeno quello dovrebbe compensare la vostra, diciamo, stoica resistenza, ok? Quindi grazie ancora a voi, benvenuti, e cara Susi, che mi ha messo qua di giro, allora, potremmo, scusate, c'è parecchio materiale, quindi ci sono parecchie cose che possiamo fare. Una cosa farei subito con Susi, che molte persone mi hanno chiesto in questi spettacoli che ho fatto questi anni. Susi, se vuoi venire gentilmente. Io sono un estimatore della commedia italiana di una volta, e uno dei miei comici, diciamo, preferiti è sempre stato Totò. Perché insomma,
ricordo quando ero piccolino, mia nonna vedeva tutti questi film con Totò, non ti dico mi obbligava, ma mi incuriosiva a vedere questi film, mi sono affezionato. Tanto da ragazzino mi dicevano che sembravo anche Totò come fisionomia, quindi insomma all'inizio prendevo come una cosa non poco piacevole, in realtà dopo ho apprezzato il valore di questo grande artista. E Totò scriveva anche tante poesie, come sapete, no? Era oltre che comico, era anche autore, e una persona dal cuore d'oro, non dovrei neanche dirlo, faceva tanta beneficenza in privato e non si è scoperto dopo tanti anni, quindi anche il lato umano mi piace di Totò. E fra le tante poesie, la professoressa qua, Susy Mura, napoletana doc, un po' un paio di anni fa mi ha fatto Lorenzo, sì. Un paio d'anni fa mi ha fatto conoscere questa poesia che si chiama La Livella. Io non so se molti che di qualcuno voi, giustamente magari qualche partenopeo così, va bene, la sentirà. Va bene, comunque per quei pochi che non la magari conoscono, è una poesia secondo me una delle più belle di Totò. E in sostanza lui, ripeto, i pochi che non la conoscono, immagina, ipotizza di essere una notte in questo cimitero. E mezzanotte, lui è andato tardi, i cancelli si chiudono e si trova davanti a due tombe, una di un nobile, di un marchese e di un diciamo di una persona di un ceto sociale, diciamo, diversamente agiato. Oggi c'è la parola diversamente, lo usiamo sempre, ok, quindi uno un po' più povero, e lui vede queste due ombre che sono gli spiriti che cominciano a battibeccare. In sostanza il nobile, il marchese, rivendica il diritto di rimanere sepolto in questo posto e di non avere vicino, come lo chiama lui, questo pezzente, che dice: io sono un nobile e tu, che sei un pezzente, come lo chiama, non hai diritto di rimanere vicino a me, quindi non devi far altro che prendere e farti seppellire in un campo lontano. Il netturbino, che è la professione appunto, secondo me nobilissima, di questo, di questa persona, di questa anima, di questo fantasma, in realtà gli fa capire, rivendica il discorso in sostanza, che dice: guarda caro mio, in vita potevi aver ragione, ma quando siamo morti, come sai, la morte è una livella, cioè livella tutti quanti, quindi non fare lo snob, accoglimi vicino, perché quando siamo morti, secondo me, forse è vero, non esiste più distinzione di razza, di sesso, di casta, no? E quindi mi era piaciuto un pochettino questo tema, questo significato, personalmente mi ha colpito. Ovviamente io sono un milanese, esatto. Doctor, quello che volevo aggiungere, effettivamente bisogna davvero come dire, ho fatto delle lezioni. il coraggio di Antonio Milanese Doc, che si cimenta in una lingua come il dialetto napoletano, difficilissima, e quindi veramente lei ha fatto delle lezioni, anche un grandissimo regalo, quindi quello, abbiamo invertito i ruoli, siccome la esatto. Facciamo due, lei fa il marchese, l'uomo, quindi insomma un po' difficile, e io faccio una, se no sarebbe troppo facile, no? L'artista se non fa le cose difficili non c'è gusto, è un po' sui generi sulla nostra livella, però, effettivamente però è così. E quindi chiedo scusa, c'è qualche napoletano, qualche campano? Ah, ecco il signore in prima fila che già mi guarda, il signore, qualcuno? Magari, ecco, allora io la lavagna per i voti, mi raccomando. Allora, oltre che per i posti vi chiedo scusa se il napoletano sicuramente non sarà perfetto, però quello che cercheremo di metterci è sicuramente l'anima. Perciò iniziamo con La Livella, grazie. Tra l'altro noi abbiamo, grazie, ci siamo improvvisati un po' come il marchese e un po' come il poverello, il poveraccio, e quindi ci siamo, ecco, adoperati per trovare anche qualcosa che potesse, ecco, farci recitare. Benissimo, scusate ma abbiamo questo momento. Allora, travestimenti non li faccio, però se reciti La Livella poi devo mettere la bombetta, giusto? Così sei molto tono. Più bello lui, lo so, però va bene, insomma. Va bene, preparatevi un secondo e partiamo direi subito con La Livella. Che coppia? Mamma mia. Coppia da sbaglio. Va bene, quando vuoi Lorenzo, noi siamo pronti. Ogni anno, o 2 novembre, c'è sta l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare sta crianza, ognuno da tenere questo pensiero. Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza,
anch'io ci vado, e con dei fiori adorno l'oculo marmoreo e zio Vincenzo. Strano, mi è capitata un'avventura, dopo aver compiuto triste omaggio, Maronna si scipenza che paura, ma po' facendo un'anima e coraggio, ho fatto chista, stando ma sentito, s'avvescenava l'ora da chiusura, io, Tomo, stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma che a corona ha combattuto, sotto una croce fatta lampadine, tre mazze rose con liste lutto, cannele, cannellotte se illumina. Proprio azzeccata a tomba sto signore, c'è stava un'altra tomba a Piccirella, abbandonata, senza manco un fiore, quel segno sulla mente una cruscella, e in colpa croce appena si leggeva, Esposito Gennaro nel Turbino. Guardandola, che pena mi faceva stu morto senza manco un lumino. Questa è la vita che a me pensavo, che ha avuto tante e che non aveva niente. Stu povero Maronna si aspettava che pure la dovuta era presente. Mentre fantasticavo stu pensiero, si era già fatta quasi mezzanotte, e io ero un manetto chiuso prigioniero, morte, paura, razza e cannelotte. Tutta d'un tratto, che veca lontano, due ombre avvicinarsi a parte mia, benzaie. Sto fatto a me mi pare strano, sto gascettato d'orma o è fantasia? Altro che fantasia, era un marchese, con tuba, caramella e con pastrana. E l'altra presa iso bruttamente, tutto fatente con la scopa in mano. E chi l'è giustamente Don Gennaro? Ho morto Puveriello scopatore, in da stufato non c'era più chiaro. Sono morto e si ritira da quest'ora. Potevano stare quasi lupando. Quando Marchese si fermai e botte, stavolta, e Tomo, calmo, discetta Don Gennaro. Giovanotto, da voi vorrei sapere, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna, accanto a me che sono blasnato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura, la vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura, ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa duopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, e non avesse fatto chi stutuort, mia moglie è stata fa sta fesseria, e chi poteva farsi a morte? Se fosse vivo mi faria contento, pigliassa casciulella e quattosso, e proprio mo, da sto momento, me ne trassisse l'indenata fosse. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. E fammi vedere, piglia sta violenza. A verità, Marchè, mi sono scucciato te sentì. E se perdo pazienza, mi scordo che sono morto e sono mozzato. Ma chi te crede d'essere, un Dio?